Amici di Ritmi, siamo con Cesare Petulicchio, che è un buon 50% dei Bud Spencer Blues Explosion, nostro ospite qui in redazione. E con Cesare vorremmo parlare un pochettino dell'uso che fa dello strumento. E in particolare volevo chiedergli, nella parte delle sue esibizioni appunto con i Bud Spencer, la parte in cui resta più libero di improvvisare, di seguire i fraseggi di Adriano, il chitarrista, e ci sono delle figurazioni alle quali ti sei reso conto che fai riferimento più spesso, oppure ogni volta metti qualcosa di nuovo? No, ci sono sì delle parti sicuramente che rimangono più o meno standard. Tutto parte magari da un riff, quindi magari mi ispiro più a batteristi hardcore come John Steiner degli Helmet, quindi una cosa molto cassa, rullante e Charleston. Poi ci iniziamo ad aprire, io inizio a seguire i soli di Adriano, molto terzinati, e anche tipo al doppio, al triplo della velocità con cui era stato fatto il riff, quindi una cosa fondamentale è il cambiare tempo all'interno dell'improvvisazione, quindi proprio BPM parlando, proprio oltre che il tempo, sì proprio sulla suddivisione. In termini appunto di raddoppi o di addirittura... Sì, ecco, non ragionando, raddoppiando terzinando il tempo, ma proprio andare su altri BPM per poi tornare a quelli, quindi molta libertà ritmica. Poi magari su queste parti qui invece mi ispiro più a gruppi come Mars Volta, Thomas Prigin, che hanno un po' reinventato questa forma di psichedelia alla power trio, e infatti a volte ci definiscono un power duo per questo punto di vista. È tutto molto spontaneo, quindi non penso magari se sto usando quella tecnica piuttosto che altra. Molte volte magari è difficile dal punto di vista nervoso e muscolare, perché logicamente se tu parti con un riff molto se parti seguendo un riff molto quadrato, se così possiamo dire, stai usando molto più determinati nervi, no? E quando inizi poi a riutilizzare le dita, quando tendi a velocizzare il tutto, logicamente devi un attimo, devi avere anche una preparazione fisica, quindi magari lo stretching che faccio all'inizio è sia muscolare degli avambracci, però anche delle dita, cioè cerco di salire sul palco più sciolto possibile per quel che riguarda tutti i muscoli magari del braccio. Questo è un consiglio che ti senti di dare? Questa è una cosa che ho scoperto, quindi... Quindi sicuramente ancora più valore quello che ci stai raccontando. Sì, purtroppo ho dovuto scoprire magari molte volte, rendendomi conto che a un certo punto, quando mi trovavo ad aumentare il tempo, avevo dei piccoli crampi all'interno del braccio, quindi si blocca in quel momento il braccio, quindi passare da una parte all'altra lo devi fare con una certa elasticità magari. E quindi no, però l'importante è averlo scoperto. Va bene, grazie. Arrivederci, a prestissimo. Grazie a voi.